Ciao bambini, sono qua in compagnia della mia amica Masha, una baby Masha. Guardate qua che bella scatolina. Adesso ve la avvicino, Sembra proprio la cameretta di un bebè, di una piccola bimba appena nata. Chissà perché Masha si è conciata così, insomma. Non è che sia proprio una bimba grandissima, ma non è neanche una poppante. Però questo playset l'ho scelto perché mi piace proprio tanto. Mi piace il lettino, mi piace il fatto che Masha sia così con il suo pannolone, con il ciuccio. Allora, tutti questi playset, adesso vi faccio vedere anche gli altri in una rapida ripresa. Vedete, sono veramente tantissimi. C'è Masha, diciamo che va dal parrucchiere, poi nella prossima puntata vi farò vedere come e perché. C'è Masha Rockstar che suona tutti gli strumenti, ha questa acconciatura proprio anni 80. Poi qua abbiamo Masha, aspettate che mi avvicino ancora un po'. Qua c'è Masha invece che va in vacanza al mare con secchiello, paletta, la piscinetta, il costume da bagno. Poi c'è Masha, super Masha direi, proprio quasi un supereroe con il trenino. E poi c'è anche la casa di Orso. E dicevo, tutti questi playset sono marchiati Simba. Ecco qua. E bisogna avere più di 3 anni per poterci giocare, perché a volte hanno dei pezzi un po' piccoli, perché i bambini mettono tutto in bocca e poi magari li rompono, insomma. Quindi meglio avere più di 3 anni. Vi faccio vedere la scatola anche da dietro. Qui si vede proprio Masha nella sua cameretta e oggi ho deciso che è così, deve essere proprio piccina piccina, però è fatta proprio bene, come quella dei cartoni animati di Masha e Orso. Bella la sua cameretta, tutti i giocattoli, qua c'è una matriosca, poi qua c'è un soldatino, gli orsetti di peluche, delle forme geometriche. E poi c'è anche il lampadario carinissimo, le tendine, tutto rosa perché è una femminuccia. E poi qua dietro c'è anche l'alfabeto, però in cirillico. Vediamo qua com'è. Ah sì, essendo russa lei qua è tutto in cirillico, così impariamo anche le lingue, o perlomeno a scrivere le lettere. Allora, adesso io apro la scatola, prendo il mio taglierino, c'è un taglietto, e apro questa scatola della nostra... non volevo romperla la scatola, però apriamo questa confezione della nostra Masha. E come al solito Orso si è andato a nascondere da qualche parte, si è proprio dileguato. Oh, ma guarda che sei proprio antipatica, scatola. Beh, io comunque direi che tutta la parte di cartone di non buttarla, perché è una scenografia carina, carina carina, va tenuta. Guardate com'è carina, che pannolone Masha, ma come ti sei ridotta, ma scusa. Abbiamo fatto festeggiato il tuo compleanno anche poco tempo fa, sei tornata indietro. Accipiti, adesso guarda, ti prendo il lettino, tu mettiti seduta qua. Scusatemi, c'è un po' di tossina. Mettiamo qua Masha seduta. E adesso io libero il letto. E volevo, come vi dicevo, allora, questa parte qua di cartone, come vi dicevo, io la vorrei tenere perché è bella. Quando giochiamo con, ma non solo con Masha e Orso, anche se abbiamo degli altri, e sicuramente avete degli altri giocattoli, è carina da tenere perché vi fa appunto da sfondo, da scenografia. Poi in questo caso che abbiamo proprio la cameretta con il lettino, è carina da tenere perché guarda tutti i dettagli. Allora, qua c'è il tappeto, qua c'è una carinissima sedia dondolo con un orsacchietto sopra, c'è anche il comodino con l'abat-jour, c'è il lampadario, poi qua c'è una scrivania col mappamondo, un vaso con i fiori, qua c'è un baule per i giocattoli, quindi io la tengo proprio. Allora, adesso vi faccio vedere anche il lettino come è fatto, perché c'è tutto. C'è la copertina e il cuscino che sono legati qui dietro. Io adesso però non li vado a togliere. Guardate come è fatto bene anche il lettino. Tutto rifinito qua con i rigori, il cuoricino. Vediamo se anche nella pediera. Sì.
anche da questa parte. Proprio fatto bene questo lettino per la nostra Masha. E poi... no, questo non si tira. Insomma, è fatto bene. Poi anche la base del letto è tutta fatta così, come se fosse un po' trapuntata. Quindi mi piace. Adesso lo metto così il lettino. Aspetta che sposto un po'. E poi la nostra mascetta, la nostra baby Masha, tutta snodata, quindi si può mettere a sedere, può fare la spaccata, c'ha anche la fascettina in testa proprio come i bebè, la sua bella frangettina, le lentiggini, gli occhioni verdi con le ciglia lunghe lunghe e il ciuccione. Ma Masha, 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 come ti sei ridotta, piccola Masha! Allora, adesso ti metto qui nel letto e impari l'alfabeto. Ma impara l'alfabeto. Alfabeto russo. Ma che difficile, non capisco niente di quelle lettere. Boh, voi ci capite qualcosa? C'è qualche bimbo russo all'ascolto? Fatemi sapere. Tanto cosa sarà? Questa sarà la A, la B, la C, la D, la E, la F, la G, la H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z. Boh, chissà com'è l'alfabeto cirillico, non lo so. Ma soprattutto faccio un appello anche a voi russi. Basta con questo alfabeto cirillico, adottate il nostro, così ci capiamo meglio, vero Masha? Sì, vedi, ha detto anche Masha. Insomma. Adottate l'alfabeto latino, così ci capiamo tutti di più. E chi ci capisce con quello lì? Tutte quelle lettere strane. Vabbè, insomma, dai, ho divagato un po'. Però sono contenta di avervi presentato questo playset con la nostra Masha. E la mia collezione si arricchisce sempre di più. Alla fine ne avrò tantissime di queste Masha. Chissà che cosa ci farò. Di sicuro me le tengo tutte, non le regalo a nessuno. No. Mi piace troppo Masha, mi piace troppo Orso, mi stanno simpaticissimi. Quindi io adesso vi saluto, perché devo studiarmi un attimo le altre scatole che vi presenterò nelle prossime puntate. E ci vediamo la prossima puntata, appunto, magari sempre in compagnia di Masha e Orso, chissà. Ciao bambini, ciao ciao.